Costituzione la volevano cambiare e l'hanno detto anche in campagna elettorale. Mi sapete dire qual è? Quali sono queste forze? No, ho sbagliato, era il Movimento 5 Stelle. Avevamo detto accorpamento dei comuni sotto 5.000 abitanti, abolizione delle province, referendum senza quorum, referendum propositivi, si fanno con la modifica della Costituzione. Ma noi ve lo abbiamo detto prima. E allora c'è una questione di metodo, dicevo, è il metodo che cambia la prospettiva con cui andiamo alle elezioni. Tanta gente. Noi andiamo alle elezioni non perché mantenere una poltrona, come abbiamo detto, ma semplicemente perché vogliamo attuare la Costituzione, ma soprattutto vogliamo attuare un programma che rispetta quella Costituzione. Noi ci siamo andati su un tetto per difendere l'articolo 149, perché guardate bene che questi signori, quelli dei partiti, dal primo giorno in cui sono entrati in Parlamento, l'unica cosa che hanno pensato è come togliervi i diritti. E hanno cominciato con i 40 saggi, ve li ricordate, no? Con i 40 saggi, con Quagliarello, Casini, che volevano cambiare la Costituzione, loro che in Parlamento sono stati 30 anni. E poi dopo questo esperimento dei 40 saggi che abbiamo boicottato, hanno voluto cambiare l'articolo 149 perché è un processo troppo lungo cambiare la Costituzione secondo la Costituzione. E anche lì siamo saliti sul tetto, ma non abbiamo vinto perché siamo saliti sul tetto, abbiamo vinto perché c'era un'opinione pubblica consapevole, informata, che ha partecipato e ha fatto pressione pubblica. E allora allo stesso modo quello che oggi stiamo facendo, visto che in Parlamento purtroppo non abbiamo grandi spazi per operare e le uniche nostre battaglie si possono vincere con la partecipazione e provare a informare gli italiani di come sarà la Costituzione che vogliono fare Renzi e Verdini, Renzi e Berlusconi, perché oggi Berlusconi fa finta di essere l'opposizione, ma la legge elettorale e la Costituzione, la modifica della Costituzione l'ha cominciata anche lui con Renzi, il patto del Nazareno è sempre in vigore. Allora il Movimento 5 Stelle fa questo, prova a informare, e quando il popolo è informato, il popolo è sovrano e allora ci può dare una mano per rispettare la Costituzione. E se la vogliamo cambiare in maniera trasparente, lo diciamo agli italiani, e se gli italiani concordano a cambiare la Costituzione come avevamo prospettato, ci votano, ci danno una mano e seguono la coerenza di applicare quello che si dice in campagna elettorale anche dentro le istituzioni che sono casa nostra. Bravo! Allora loro ci copiano. Noi abbiamo detto, quando siamo entrati in Parlamento, rinunciassero al finanziamento pubblico, dateci una prova di coerenza, votate il Presidente della Repubblica che acclamavano i nostri elettori ma anche quelli del PD, abbiamo detto votate la Gabanelli, si apriranno piraterie, ci hanno risposto con le porte in faccia. Abbiamo detto, e Renzi lo diceva anche prima di essere eletto, che le indennità dei parlamentari, dei consiglieri regionali erano eccessive, che si può fare una politica più sobria, soprattutto se chiedi sacrifici agli italiani, e noi l'abbiamo fatto senza bisogno di alcuna legge. E lo fanno anche i parlamentari europei. E grazie al fatto che la politica ha un costo e si può fare senza l'eccesso dei soldi, che poi diventano la finalità per cui uno entra in politica, abbiamo messo da parte dei soldi semplicemente perché li abbiamo restituiti ai legittimi proprietari, cioè gli italiani, e li abbiamo messi in un fondo perché noi non vogliamo gestire soldi e potere, perché altrimenti faremo la fine della Lega, l'Italia dei Valori, cominceremo a diventare una fondazione che si preoccupa di dove investire questi soldi. E allora c'è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha già questo ruolo, e quindi i nostri soldi, le nostre battaglie sono state per aprire un conto corrente dove versare questi soldi, e grazie a questi soldi oggi più di 2.000 aziende sono nate, sono stati creati più di 4.000 posti di lavoro. E io vorrei, dato che so che alcuni tra di voi, alcuni tra i vostri familiari non credono che questo è stato fatto, pensano che
noi con gli eccessi di questi soldi abbiamo fatto quello che facevano tutti gli altri politici, ci siamo comprati delle ville, non lo so, qualcosa del genere. Io vorrei oggi, visto che sono qui di Taranto, della provincia di Taranto, invitare due cittadini che hanno beneficiato di questo microcredito, in modo che vi possano loro raccontare la loro esperienza. Questa è la politica che fa bene. Salve, io sono Anna, buonasera a tutti. Voglio ringraziare il microcredito 5 Stelle dal Meetup di Crispiano per averci dato questa possibilità. Io ho aperto la mia azienda, un parrucchiere in Corso Italia, e sono felicissima. Io sono persone belle, persone oneste, come me, come voi e come il mio ragazzo, perché anche lui mi ha aiutato in questo. Grazie. Buonasera. Sono un po' emozionato, scusatemi. Comunque ringrazio veramente il 5 Stelle, ricordo questa possibilità, di problemi non abbiamo avuti, è stato tutto gestito a livello gratuito tramite Meetup di Crispiano e stiamo realizzando questo sogno. Grazie. Sono di Crispiano e grazie al microcredito 5 Stelle sono riuscita ad aprire un negozio di abbigliamento sportivo, un quality sport, e non ho avuto assolutamente problemi con le banche grazie alla loro garanzia. Sono 3 settimane di apertura, sto lavorando benissimo grazie a loro, sono avuto delle persone splendide. Questa testimonianza serviva a dire che queste persone alle prossime elezioni voteranno Movimento 5 Stelle? No. Io spero che il loro voto sia libero e segreto. E se vedete, nessuno di noi andrà mai a controllare se loro avranno votato o meno Movimento 5 Stelle. È una libera scelta. E sono queste. Hai credo che mi stai, io non posso più lasciare la parola al mio collega. Grazie Diego, mi sentite? Mi sentite bene? Io ho le placche stasera. Ho preso una... Potete sistemare... Ma mi sentite pure senza così o no? Con le placche. Ho preso l'antibiotico perché lunedì c'è Renzi in aula e glielo faccio io il discorso. Ragazzi, sistemiamo? Sistemiamo una volta per tutte? Ci proviamo? Questo significa questi mezzi così scadenti dipendono dal fatto che non abbiamo preso i 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Ci siamo visti? Allora proviamo, guardate, io cercherò di parlare un po' più piano, sono fischia, proviamo tutti quanti a... Ci siamo visti il giorno dopo la vittoria a Roma e Torino e tanti altri comuni con Diego in aula, stavamo alla camera. A me già la sera stessa del trionfo di Roma mi era venuta l'idea comunque qua noi dobbiamo continuare sempre perennemente a stare in piazza. Per una ragione semplice, che per noi vince, per favore dietro, ragazzi non fate casino, andate avanti tutti dietro con questi selfie, io odio i selfie, sappiamo, li detesto, perché sono renziani, i selfie sono renziani. Noi dobbiamo far capire a tanti altri cittadini, noi ci siamo tanti, quindi
piazza Taranto, che vincere le elezioni è un mezzo per ottenere dei risultati, ma quando arriveremo certamente al governo del paese e dovremo toccare dei poteri molto forti, dei grandissimi poteri forti, la grandissima finanza, le grandissime banche, i grandi lobbisti del petrolio, i grandi lobbisti del cemento, se non avremo un popolo di supporto sovrano che ci sosterrà quando dovremo aggredire quelle immense sacche di privilegi di questi banchieri senza volto che determinano le scelte di la vita di milioni, milioni di cittadini, centinaia di milioni di cittadini europei, se non ci sarà un popolo sovrano non ce la faremo neanche noi. Io me ne sono reso conto, come a Roma abbiamo stravinto, ma a Roma ci sono delle sacche anche qui a Taranto, di corruzione, di delinquenza, di malaffare, di malagestione, e ci sarà bisogno di un popolo informato, sovrano, come diceva Diego, di un popolo che fa politica ogni giorno, perché scegliere un prodotto rispetto a un altro al supermercato è fare politica, insegnare a un proprio figlio ad essere bravo più che essere furbo è fare politica. Prima di credere ad un articolo, verificare chi c'è nel consiglio di amministrazione del giornale che lo pubblica e fare politica, perché ci hanno intortato, a Roma si è infinocchiato negli ultimi 30 anni in maniera vergognosa grazie ai loro mezzi di informazione. E oggi, tutt'oggi, la RAI dedica l'80% dello spazio a coloro che sono favorevoli al sì al referendum di ottobre e soltanto il 20% a coloro che vogliono spiegare le ragioni del no. E guardate che inizieranno a fare terrorismo psicologico, se dovesse vincere il sì crolleranno i mercati, si alzerà lo spread, verranno bruciati miliardi di euro in borsa, io ogni giorno sento bruciati centinaia di miliardi di euro in borsa, ma chi so, da di che partengono questi miliardi di euro in borsa? C'è una differenza enorme tra la finanza e l'economia. Noi siamo di nuovo qui a Taranto, la settimana dopo aver vinto le elezioni, in una piazza dove nessuno qui chiede il voto, perché non si vota, si voterà tra un anno e passa, ma sarà compito vostro iniziare a aiutare il gruppo, formare una lista, costruire un programma, perché dobbiamo vincere dovunque, perché il cittadino si deve fare Stato ovunque. Il movimento è un modo per permettere al cittadino di farsi Stato, di entrare nelle istituzioni e senza alcun timore reverenziale chiedere la parola alla Presidente della Camera e dire tutto quello che abbiamo da dire al Presidente del Consiglio, cosa che succederà tra 2 giorni lunedì alla Camera dei Deputati. Questo è il Movimento 5 Stelle. Dobbiamo capire che se non c'è un popolo informato, sovrano, che partecipa alla politica, che è la più bella attività che un essere umano può fare, la politica è bellissima, ce l'hanno inquinata, ce l'hanno contaminata, ci hanno fatto credere che fosse soltanto corruzione, soltanto ricerca di poltrone, inciuci. Non è così e ve l'abbiamo dimostrato in questi 3 anni, chi prima lo diceva forse Rosa, parlava della scheda elettorale del movimento, da una parte tutti i partiti assieme, liste civiche, il tutto il contrario di tutto e dall'altra parte soltanto il movimento. Ma vi rendete conto che questa è una rivoluzione immensa? Qualora... Grazie. Significa che quando noi riusciamo a governare una città, che cos'è? Sta bene, come? Asciolta. Vai ora? Tutto giù? No. Forza Italia è un partito? Che mi hai dato? Ma che mi ha dato? Ora parlo come Berlusconi. Bene, allora dobbiamo fare... Allora! Scusate, ma è la febbre che è. Noi abbiamo bisogno, come il pane è già tardi, di un reddito di cittadinanza. Forse non l'hanno capito i politicanti, il Presidente del Consiglio non ha capito neanche che cosa sia il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, chiunque al di là che è del movimento non me ne frega niente, dobbiamo ottenere il reddito di cittadinanza perché il lavoro non c'è più e non ci sarà in futuro nelle acciaierie, nel petrolio, nelle trivellazioni, non ci sarà. Va ricreato tutto un altro lavoro, vanno pensati oggi i lavori che ci saranno tra 10 anni, ma nell'attesa di una riconversione economica di un paese, basandola, queste sono le nostre idee, sull'innovazione, sulle start-up, sulla piccola e media impresa innovativa, sul turismo, sull'enogastronomia, sulla cultura e sulle rinnovabili, perché
veramente qua deve diventare l'Arabia Saudita delle rinnovabili. Nell'attesa di riconvertire tutte queste economie e fare ragionamenti economici e non dettati appunto dalla grande finanza, abbiamo bisogno di campare, di far campare in maniera migliore dei pensionati minimi, gli studenti che escono dall'università, quei lavoratori che perdono un lavoro a 50 e 60 anni e che cosa fanno in Italia. Per quello il reddito di cittadinanza, oltretutto il reddito di cittadinanza genera posti di lavoro. L'esempio è questo, siamo qui a Taranto, diamo il reddito di cittadinanza ad alcune persone, 780 euro al mese. Perché 780? Perché per l'Istat 780 è la soglia della povertà. È accettabile che lo Stato permetta a dei cittadini di vivere al di sotto della soglia di povertà? Non è dignitoso, non è etico, non è accettabile mentre ci sono, non è costituzionale mentre ci sono i Dini, gli Amato che si beccano 90.000 euro di pensione al mese d'oro e vi dicono che sono diritti acquisiti. Ma perché quelli degli esodati non sono diritti acquisiti, quelli degli operai dell'Ilva non sono diritti, non ce l'hanno diritti costoro. Nel frattempo le persone devono campare, se hanno un reddito spendono quei denari sotto casa mettendo in circolo l'economia e questo genera posti di lavoro. La nostra proposta sul reddito prevede 780 euro appunto per coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà, cioè se ne prendono 500 arriveranno a prenderne 780, l'obbligo di inserirsi in un percorso formativo organizzato dai centri per l'impiego e l'obbligo di destinare 8 ore settimanali a lavori socialmente utili nel proprio comune. Tu ti inserisci in un percorso formativo, acquisisci una formazione, poi ricevi delle proposte di lavoro. Se rifiuti 3 proposte di lavoro perdi anche il sussidio, se invece accetti uno di questi lavori e nel frattempo uno Stato mi investe, noi investiremo in start-up, in innovazione, in piccola e media impresa, nel frattempo avrai un lavoro e quel sussidio andrà a un'altra persona, magari a un cinquantenne che ha perso il lavoro e che non ha nessuna garanzia e non si può uccidere. L'Istat neanche più certifica i morti per suicidio per ragioni economiche in questo paese, ma sono sempre tanti imprenditori che si ammazzano piuttosto che licenziare un operaio, operai che magari si uccidono perché hanno paura di tornare a casa e dire ai propri familiari che hanno perso il lavoro e non hanno denari per pagare una bolletta. Questo non è accettabile e non lo diciamo a testa alta perché io vado fiero di quello che stiamo facendo con Rosa, con Diego. E il fatto stesso che giriamo tutte le piazze, non c'è mai un carabiniere, un poliziotto a proteggerci qua, è la dimostrazione che stiamo facendo il nostro dovere. Quanti gradi fanno? Ma io vedo quella, mi dicono di edificio abbandonato da tanti anni, ma vi rendete conto? Questo, la storia, un liceo, una scuola, che cos'è? È un vecchio tribunale. È questo. Cioè, pensano al TAV per portare merci a velocità supersonica da Torino e Lione, che non è possibile con un treno andare da Roma a Matera, la capitale della cultura. Trovano denari per i vitalizi dei condannati, per l'Expo, per la guerra in Afghanistan, per gli F-35, per maxi stipendi dei parlamentari che poi vengono in piazza a dire io sto dalla parte della gente, non si sono mai tagliati un euro di stipendio questi ipocriti, e non trovano i denari per bonificare l'Ilva quando lo sapete meglio di me, ci stanno ragazzini al quartiere Tamburi che nascono direttamente con un tumore. Ma è accettabile che il Parlamento della Repubblica Italiana si sia del tutto dimenticato che cosa della guerra in casa che ognuno di noi ha, che è le malattie, i tumori, chiunque di noi ha un malato purtroppo in famiglia, è capitato a tutti e quello è il dramma, per la merda che ci fanno respirare, per la merda che ci fanno mangiare, per il tipo di vita di merda che ci fanno fare a ritmi ottocenteschi. Non siamo altro. E se siamo qui in piazza stasera lo dimostriamo, non dobbiamo mollare perché ce la faremo, ce l'abbiamo fatta a Roma, abbiamo preso il 67%, ce l'abbiamo fatta a mandare all'opposizione Fassino a Torino dopo 23-24 anni, ce la stiamo facendo in tanti comuni. Quello cittadino del Movimento 5 Stelle, ma ripeto, è una convenzione il movimento, non è un partito, è stato un modo per permettere a Diego De Laurentiis di combattere in Parlamento, a Rosa di stare a Bruxelles, a me
di combattere per le idee in cui abbiamo sempre creduto, che sono quelle di giusti padri di famiglia, che si comportano nel modo corretto, logico. Se hai una figlia malata, prima ti occupi di curare la figlia malata piuttosto che comprare l'ennesimo paio di scarpe magari sportive ad un figlio o un altro figlio che sta bene. È quello che va fatto qui. Prima si bonifica il territorio e si evitano tumori da qui in futuro come la terra dei fuochi, e poi si pensa ad altro. Perché noi lo possiamo fare? Perché siamo più intelligenti degli altri? No, perché nessun lobbista delle armi ci ha dato i quattrini per comprare due F-35, perché Riva dell'Ilva noi non ci ha mai dato un euro, perché non abbiamo da dire signor sia ai lobbisti del cemento o ai concessionari delle slot machine, alle quali condonano le tasse, figuratevi, e poi un piccolo imprenditore che non ce la fa gli arriva Equitalia e lo trattano come un evasore. Allora noi abbiamo dato un avviso di sfratto al Presidente del Consiglio, diteglielo al Presidente del Consiglio, dirò lunedì, abbiamo dato un avviso di sfratto. Questa gente o approva subito il reddito di cittadinanza, subito la vera legge anticorruzione, perché il Parlamento è infestato da corrotti. Verdini, un padre costituente per Renzi, è condannato in primo grado per corruzione e ha più processi che elettori. E viene subito e manca l'abolizione equitale, oppure questa gente via, subito, via. Noi oggi gli abbiamo dato un avviso di sfratto con un risultato che abbiamo ottenuto solo in questo modo, con l'impegno, con la piazza, con la passione, senza mai mollare, facendo controinformazione mentre il PD1 è diventato l'ufficio stampa del Presidente del Consiglio, il DG1 è inguardabile, o meglio guardatelo con dei popcorn come se fosse il drive-in, come se fosse il drive-in. Mi sentite laggiù? Guardate, un politico tradizionale dopo aver vinto a Roma starebbe lì a gestire le poltrone. Oh, aiutatemi, io lì mi piazzo un assessore dei miei, un dirigente, un'amministrazione fa tante nomine, no? Quando vince, figuratevi a Roma, chi piazzo, chi non piazzo, a noi ce ne frega niente. Ci pensa Virginia Raggi, che ha un unico datore di lavoro, il popolo romano. E noi la settimana dopo siamo di nuovo in piazza. Perché questo è il movimento e vi diciamo, non vi stiamo promettendo nulla, ripeto, questa non è campagna elettorale, questa è una meraviglia, una piazza gremita che si parla di politica. Vi stiamo dicendo con estrema lealtà e onestà che ci dovete sostenere, perché i poteri forti sono molto forti, perché non molleranno mai l'osso, perché si sono arricchiti e hanno vissuto sulle nostre spalle, ma neanche noi molleremo mai. E poco a poco, come una goccia che buca la roccia, goccia dopo goccia, ce la stiamo facendo, e ce la dovremo fare anche qui a Taranto, ce la dovremo fare da qui a un anno fa. Io ascoltavo le storie di questi due cittadini che, come diceva Diego, nessuno conosce, che hanno ottenuto un finanziamento. Qua le banche non ti finanziano più, figurate, che no, poi dicono il Jobs Act. Andate con un contratto di tutele crescenti in una banca a chiedere un finanziamento per un'impresa, vedete che vi dicono, perché è un contratto farlocco, il datore di lavoro ti può licenziare quando vuole. Costoro invece hanno ricevuto un credito e hanno messo in piedi un'impresa, una piccola impresa, è quello il futuro, la piccola impresa è il futuro, l'artigianato, l'agricoltura sostenibile, alcune cose che noi pensiamo che siano passate saranno il futuro. Ripeto, l'enogastronomia è il futuro, porta posti di lavoro e centinaia di migliaia di turisti che vengono qua e devono spendere dei soldi per vedere come produciamo, quello che mangiamo, come lo cuciniamo, e la cultura di quella che era la Magna Grecia qui. Non ci manca niente in Italia. Ci manca soltanto la consapevolezza, ma noi ce l'abbiamo e la dobbiamo soltanto diffondere, di essere un popolo sovrano e non suddito di questi quattro cialtroni. Io non mollerò mai e non smetterò mai di girare le piazze in Italia, anche perché più stiamo in piazza e più poi abbiamo argomenti veri di cui discutere in Parlamento, perché non ci siamo mai chiusi in quelle stanze, no, dei bottoni, iniziando a pensarci come onorevoli della Repubblica, ai quali spettano i privilegi in quanto parlamentari della Repubblica Italiana. Mai. E continuate a trattarci in questo modo, non ci trattate lì con le foto, queste robe staccano dalla realtà, siamo cittadini tra cittadini, non è che siccome uno è andato in televisione allora chissà che la televisione, non ce l'ho la televisione, ha 7 anni. Televidere significa vedere da lontano, invece noi dobbiamo essere un popolo che vede da vicino quello che scrivono nei decreti salvagli
Ilva, ma ai cittadini di Taranto, quello che scrivono nelle false leggi anticorruzione, che di anticorruzione hanno soltanto il nome, perché sono bravi, la buona scuola, non ci sarà una buona legge, c'è scritto la buona scuola, e mica hanno scritto come titolo la scuola di merda, anche se quella sarebbe la legge. Guardate che, e concludo, sono bravissimi con le truffe delle parole, le truffe semantiche, lo faranno anche oggi in cui si parla di Brexit e queste persone napoletane, Monti mai, 60 anni, uno in Parlamento, l'altro non eletto da nessuno, piazzato lì dal capitalismo finanziario del centro Europa, si permettono di dire i popoli non dovrebbero votare, si dovrebbero decidere delle elite, le democrazie rappresentative, cioè alcuni delegati a scegliere per il popolo, come appunto, che come se non fosse possibile che il cittadino possa prendere una decisione, no? Per loro la decisione può prendere Gasparri, sì, però noi cittadini no. È incredibile che mentre c'è un popolo, un mondo intero che va verso la democrazia diretta, costoro si rinchiudono e l'unica cosa che eliminano non è il Senato, ma la possibilità di votare i senatori da parte di noi cittadini, perché temono veramente due cose. Temono un popolo informato, capace di non farsi abbindolare dai mezzi di comunicazione, temono un popolo mediamente benestante, mediamente, nulla di trascendentale. Noi vogliamo vivere una vita normale, però se non c'è miseria non ci sarebbe il voto di scambio e costoro non prenderebbero neanche un voto senza voto di scambio. È per quello che non vogliono il reddito di cittadinanza. È un popolo che sceglie, gli fa paura, un popolo che sceglie, gli fanno paura degli strumenti di democrazia diretta, di cui parlava prima Diego, appunto il referendum propositivo o l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento, perché per loro tutto ciò che è trasparente, diretto, è pericoloso, mentre tutto ciò che è torbido può essere utilizzato, ripeto, attraverso i loro mezzi di comunicazione, sono le loro truffe semantiche. Il finanziamento pubblico ai partiti lo trasforma in rimborsi elettorali, per farcelo digerire meglio, ma sono sempre quattrini delle nostre tasse che finiscono nelle casse dei partiti. Gli inceneritori li chiamano termovalorizzatori, perché tu pensi, beh, è una valorizzazione, non sarà così negativo come l'incenerimento, ma niente, continuano a bruciare rifiuti e anche questo provoca il cancro. È sempre così, gli aggiustamenti, i tagli alla sanità li chiamano aggiustamenti strutturali, prima mi avete fatto firmare un foglio contro la chiusura di un pronto soccorso, ma è accettabile che aumentano purtroppo le malattie in Italia per colpa di queste, veramente, di questi traditori, e qua chiudono i centri, pronti soccorso, ospedali, perché? Ovviamente per fare favore alla sanità privata, che, caso strano, cliniche private sono anche finanziatori, finanziatrici delle campagne elettorali di Renzi. Andate a vedere chi gli dà i soldi a Renzi. È tutta lì la questione. È tutta lì la questione. Abbiamo una grande opportunità, ma non è da qui al referendum, è sempre stare in piazza e riprenderci il futuro. Io vi dico di partecipare nel movimento. Magari non sarete d'accordo con tutte le nostre idee, è legittimo. Magari grazie a voi correggeremo qualche cosa che avremo sbagliato. Questo è il movimento. L'essere umano non è perfetto, ma il movimento è un insieme di cittadini che sta entrando nelle istituzioni, che sta facendo paura ai potenti della terra e che permette... Continuiamo ad informarci in maniera alternativa, a non dare nulla per scontato. Io vi chiedo solo questo: esercitiamo il dubbio, esercitatelo anche rispetto a quello che vi diciamo noi, esercitate il dubbio, perché veramente se avessimo esercitato il dubbio in questi 30 anni, non avessimo creduto a tutte le palle che ci hanno propinato, non staremmo in questa situazione. Però c'è speranza, io sono colmo di speranza. E ve lo dico, e stiamo qui, ripeto, a una settimana in cui abbiamo trionfato incredibile nella capitale d'Italia e stiamo iniziando a mandare via un po' di personaggi che hanno creato buchi di bilancio vergognosi. Grazie a tutti, viva Taranto, grazie a tutti, grazie a tutti.